18 Jussoli, il diritto di essere italiani, è un documentario che è nato quando io ho scoperto 2 anni fa che chi nasce in Italia da genitori immigrati, anche se i suoi genitori sono immigrati e quindi non sono cittadini italiani, io ho scoperto che chi nasce in Italia non è cittadino italiano. Quindi ho detto, ma com'è possibile? Tutti i ragazzi che io vedo con quindi la pelle diversa, di origini africane, sudamericane o asiatiche, anche se sono nati qua, purtroppo non sono cittadini, non lo sono. E mi ha sconvolto questa cosa perché io pensavo, ma no, ma è impossibile, dovrebbe essere come in America, in Germania, in Inghilterra. Invece no, le persone nate in Italia, ragazzi, ce ne sono tanti, sono circa 900.000, Mio padre e non mia sono madre sono cittadini dal momento della nascita, italiani e sono devono loro. aspettare di compiere 18 anni per fare domanda allo Stato di poter diventare cittadini italiani e spesso poi questa domanda non è neanche accettata e quindi si ritrovano a vivere in questo paese con un permesso di soggiorno, come se fossero sbarcati magari un mese prima. In Italia come qualsiasi immigrato. Io ho intervistato 18 ragazzi e li ho intervistati in una maniera particolare, nel senso che ho voluto tramite il documentario far respirare quella che è la loro vita quotidiana e quindi farli piano piano conoscere alle persone comuni. Io mi immagino tra il mio pubblico magari una persona classica che può vivere in un paesino di provincia, di una città del nord, che ne so, di Bergamo. E quindi ho voluto che questa persona potesse conoscere chi sono questi, tra virgolette, nuovi italiani, vedere cosa fanno nella loro vita. Come vivono, cosa studiano, cosa mangiano, per fargli poi capire. Quindi queste storie che io sono andato a raccontare erano storie molto importanti, tra l'altro sono storie di ragazzi, e ce ne sono tanti di seconda generazione, che non solo studiano ma che sono impegnati nel volontariato, che vogliono contribuire al benessere di questa società e che vogliono aiutare il prossimo. Per cui sono storie che mi hanno fatto molto riflettere in positivo, nel senso che da un problema enorme, qual è quello del non essere cittadini italiani, quello di non avere ancora la cittadinanza, ho visto però che risorsa grande ha l'Italia, cioè la risorsa di 1 milione di ragazzi che potranno contribuire, una volta che avranno la cittadinanza, potranno contribuire di più al benessere di questo paese. Tra di loro ci sono persone che saranno sicuramente brillanti ricercatori, ce ne sono altri che saranno brillanti imprenditori, ci sono altri che saranno brillanti artisti e noi potremmo quindi esportare, tra virgolette, il nostro made in Italy all'estero ancora di più con l'utilizzo di questi ragazzi. Tra virgolette siamo un popolo strano, a volte guardiamo i film americani e quando vediamo i film americani vediamo un nero o un giallo o un rosso o un verde, o comunque vediamo le varie etnie americane, ci viene naturale dire questi sono americani. Quando invece succede per l'Italia, cioè vediamo una fiction e vediamo un nero dentro una fiction italiana, pensiamo questo è un immigrato, non pensiamo mai no, questo è un ragazzo nero ma italiano. Ecco, io vorrei che con questo documentario, ma che con altri lavori che altre persone faranno, si iniziasse in Italia a ragionare in questa maniera, cioè che ogni volta che noi vediamo dei ragazzi giovani in un autobus dalla pelle nera, gialla, rossa o verde, non pensiamo questi sono immigrati, ma iniziassimo a pensare questi sono sicuramente cittadini italiani. Perché sono troppo giovani per essere immigrati. Quindi presumo che in Italia, una volta che si saranno forse esauriti anche determinati movimenti politici che in un certo senso sono stati un po' ostili al discorso della cittadinanza, soprattutto per chi è nato in Italia e anche al mondo ovviamente dell'immigrazione, presumo che una volta che questi movimenti sono un po' esauriti, finalmente in Italia, su tanti argomenti su cui magari si è cercato di aspettare, di nascondere, probabilmente si inizieranno a prendere delle decisioni, per questo che sono convinto. Come sono convinto del resto che anche i ragazzi di seconda generazione, come gli stessi immigrati, essendo qui ormai da un po' di anni, lavorando, creando associazioni, eccetera, anche loro stiano iniziando a far conoscere, inizieranno a far conoscere sempre di più il vero apporto che stanno dando a questo paese, che ovviamente non è in questo momento mai stato raccontato troppo né dai giornali,
dalle televisioni, probabilmente queste associazioni, queste persone riusciranno a far valere, tra virgolette, la loro voce, a dire quanto contano nel paese, quanti soldi danno all'Italia e quante pensioni pagano. E quando la gente ovviamente conosce la realtà, conosce l'informazione, è in grado allora sì di scegliere la giusta via. In questo momento, negli ultimi 10 anni, l'Italia ovviamente è stata più cavalcata dalla paura, dal timore, e quindi ovviamente la persona, l'italiano medio, non lo biasimo, non ha mai avuto una conoscenza completa di quelle che potevano essere le soluzioni, tra virgolette, ai problemi.